grande eredità. Ciao! Sì, ciao, bentrovati. Sì, pazienza, dai, siamo ancora qui. Sì. Ok, sì, dobbiamo... va benissimo. Ok, cosa desideri di più di tutto? Sì, cosa desidero io, cosa desideriamo noi? Certo, incontrarci, sarebbe bello. Incontrarci tutti, una giornata tutti insieme. Sì, questo qua è il meeting. Ok, va bene, proviamo, ma se questo è il meeting, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per viverlo così, in questa situazione? Senza rinunciare ovviamente al gusto di incontrarsi. Ci si può incontrare partendo da quelli più vicini a noi, nelle associazioni parrocchiali, certo, e dopo il movimento da un'associazione all'altra si trasmette come in un'onda, come in una ola che coinvolge poi tutta la dimensione dell'azione cattolica diocesana. Possiamo provarci? Sì, certo. Caspita, sarebbe una bellissima idea. Dai, proviamo a buttare giù qualcosa. Bene, ci serve un piano. Sì, non quel piano. Un piano per realizzare un meeting in tempo di pandemia. Ok, potremmo farlo via Zoom? No. Oppure potremmo farlo... andiamo su un'isola deserta. Facciamo così. Cominciamo a incontrarci... nelle parrocchie. Sì, potrebbe essere una bella idea. È già una cosa bella questa, se appena abbiamo un semaforo arancio ci troviamo nelle parrocchie e ci salutiamo per bene, ci abbracciamo, no, abbracciarci non ancora, però preghiamo, ci facciamo anche un po' di festa e cominciamo a metterci al lavoro. Questo sarebbe già una cosa bellissima, se nelle parrocchie, in tutte le parrocchie, ci incontriamo di persona, viso a viso, mano a mano, e poi condividiamo un grande sogno che di parrocchia in parrocchia ci coinvolge tutti in tutta la diocesi. Ma questo poi i dettagli li spieghiamo meglio ai presidenti parrocchiali e ai rappresentanti di macrozona. Segnatevi questi appuntamenti. Il 25 aprile lanceremo il meeting, avvio, così poi avrete tutto il tempo in parrocchia per creare, realizzare il sogno, il messaggio. Altra data, il 6 giugno. Il 6 giugno vivremo un momento tutti insieme, ma con qualcuno di voi in presenza per celebrare il meeting. E infine, se sarà possibile, se avremo la grazia di poterci vedere divisi per settori, ma in presenza tutti, il 13 e il 20 giugno. Noi confidiamo nella provvidenza. Le avete segnate le date? Ebbene, il meeting ci sarà e sarà frutto delle relazioni che insieme nelle associazioni parrocchiali riusciremo a tessere, quelle relazioni che ci fanno associazione, che ci fanno chiesa. E insieme proveremo a sognare ogni sogno condiviso, sogno fatto ad occhi aperti, ci proietterà profeticamente verso il futuro. Vi aspettiamo tutti al meeting.